In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. È scritto nella lettera di Giovanni al capitolo 4 al verso 9. Sperimentare l'amore di Dio. Il Signore ha dimostrato il suo immenso amore per noi donando suo figlio. Ma ciò nonostante, troppo spesso noi dubitiamo. Ma come potrebbe il Padre Celeste non amarci di un amore perfetto? È guardando alla croce, invece, che gioiremo nel suo amore, consapevoli che questo amore è eterno, non ha misura ed è immutabile. Nella lettera agli Ebrei, al capitolo 12, al verso 2, è scritto: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. L'amore di Dio dunque non dipende dalle buone opere e né dai nostri meriti, perché non ne avremmo. Lo Spirito Santo rende sempre testimonianza di questa grande verità e rinnova la speranza che risiede appunto nei nostri cuori. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato ed è scritto nella lettera ai Romani al capitolo 5 verso 5. Il consiglio dunque è: scegli di abbracciare anche tu questo amore incondizionato. Dio ti benedica.